Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, comincia la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, la seconda parte. Allora, intanto io non prendo telefonate oggi, perché se qualcuno vuole telefonare, sappia che non prendo le telefonate perché devo leggere Liberarsi dalle costrizioni emozionali col crogiolo dello stregone. Al limite, alla fine della lettura, quando se riesco a finire ancora qualche minuto, riattacco i telefoni e prenderò le telefonate. Liberarsi dalle costrizioni emozionali col crogiolo dello stregone, cioè un uso pratico e usabile soggettivamente del crogiolo dello stregone. Niente, io devo andare velocemente, per cui tenete presente che sarò molto veloce e spero che qualcuno lo registri, e se no, ve lo venderò al limite come fascicolo. Come usare il crogiolo dello stregone per liberarsi dalla costrizione emozionale? Appena chiusa una trasmissione radiofonica, Radio Gamma 5, di qualche tempo fa, mi ha telefonato una persona che asseriva di aver fatto qualche cosa di cui si vergognava e che trovava orribile. Affermava di provare dei violenti sensi di colpa dai quali non riusciva a liberarsi. Questa persona affermava che analizzando il proprio comportamento trovava molte giustificazioni a sostegno delle sue scelte, ma nonostante questo era tormentata. Sottolineava anche il giudizio della gente che considerava importante e che avvertiva come un peso ossessivo. Questa persona chiedeva consiglio su come comportarsi o su come risolvere o giudicare la situazione in cui era invischiata. Questo è un problema di libertà. Per questo motivo possiamo fornire qualche elemento per poterlo affrontare. Il problema di libertà è quanto impedisce l'espansione dell'essere umano e che viene avvertito come un peso opprimente, un ostacolo davanti al quale il percorso di libertà dell'essere umano si infrange. Il problema è chiaramente esposto in maniera generica, ma comunque possiamo chiederci come il paganesimo politeista si pone davanti ad un simile problema dove è coinvolto, bloccandolo, il sentire di una persona. La prima cosa da dire è che se quanto commesso aveva dei risvolti penali o sociali, con quei risvolti l'individuo deve fare i conti, magari contrattando per pagare il minor prezzo possibile. Io ho conosciuto delle persone che avevano commesso delle sciocchezze, ma la paura di essere scoperte, denunciate o smascherate le ha inchiodate per 15 anni, bloccando la loro attività anche sul semplice piano delle relazioni personali. Non era quello che avevano commesso che era pericoloso per loro, ma la loro incapacità a valutare l'impatto e il prezzo che avrebbero dovuto pagare per liberarsi della paura. La paura le ha costrette a pagare un prezzo infinitamente più alto che non quello che avrebbero pagato affrontando direttamente, socialmente e penalmente la loro situazione. Detto questo, rimangono due aspetti importanti: l'individuo in sé e la relazione fra l'individuo e quello che per lui è il circostante. I due aspetti si possono trattare separatamente, dove il terzo aspetto, la relazione fra i due, altro non è che il prodotto della relazione fra soggettività ed oggettività, o relazione fra soggetto e soggetto. Proviamo a definire ipoteticamente la persona di cui stiamo parlando. È consapevole di aver commesso qualcosa di riprovevole. 2. Considera quanto ha fatto degno di riprovazione. 3. È bloccato nella sua attività e nella sua vita dalla disapprovazione di quanto ha fatto. Poniamo ad esempio ad immaginare un'azione aberrante alla quale non può più essere posto un qualche rimedio, ad esempio un omicidio per futili motivi o qualche cosa del genere. Un individuo che commette un omicidio per motivi apparentemente inesistenti, diventando consapevole del gesto compiuto, appare quasi scontato che costui sia preda di problemi psicologici che gli appaiono irrisolvibili. Egli è prigioniero di quel gesto. Quel gesto segna la sua vita. Cosa può fare una persona in questo caso? Innanzitutto, egli non è un pagano politeista, né un apprendista stregone o un psichista pagano. Queste figure o si relazionano vivendo in armonia col mondo che le circonda, oppure vivono per sfida, strategicamente. In ogni caso, ogni gesto e ogni azione, nei limiti delle loro scelte, è frutto delle loro determinazioni, e anche se all'esterno l'azione può apparire aberrante, essi ne hanno determinato le condizioni in funzione delle loro scelte. Potrebbe
Probabilmente pagheranno il prezzo sociale della scelta, ma questa è all'interno del proprio esistere e non incide sul piano psicologico. Chi sente un peso psicologico oppressivo è un essere umano che il cattolicesimo ha elevato innestandogli il concetto di senso di colpa, in quanto egli, per il cattolicesimo e per il solo fatto di vivere, è colpevole. La colpevolezza che gli esseri umani gli attribuiscono ha radici emozionali, psichistiche, non ha radici logico-razionali. Cosa significa questo? Significa che l'attribuzione a se stessi di uno stato di colpa è innestato sopra una struttura educazionale che ha predisposto a questo l'individuo. L'individuo è stato manipolato in modo tale che qualora si sottragga alle regole emozionali comportamentali del gregge, si sentirà talmente colpevole da chiedere egli stesso l'espiazione della presunta colpa. Chiede di espiare, si infligge pene e privazioni tanto più dolorose quanto più si ritiene colpevole di aver commesso qualche cosa che lo ha allontanato dal gregge. Nel cattolicesimo c'è la recitazione ossessiva del mea culpa, dove ad un certo punto il penitente dice mea grandissima colpa. Questa recitazione, imposta al bambino quando è ancora piccolissimo, crea la predisposizione emozionale per l'autocolpevolizzazione. La recita continua e ossessiva equivale alle sbarre della gabbia nella quale viene tenuto segregato il cane di Pavlov. Recita dopo recita, l'essere umano impara a salivare, l'essere umano impara a rispondere alle sollecitazioni emozionali che la recitazione del mea culpa e simili gli hanno imposto. La sua struttura emozionale coincide con la recita ossessiva delle parole. Le parole recitate ne predispongono la struttura emozionale. Anche se egli dimenticherà le parole e dimentica gli atti di contrizione cui è stato sottoposto, di fatto la modificazione della struttura emozionale è andata nella direzione che voleva chi gli imponeva la recita ossessiva. La struttura emozionale è così stata addestrata a rispondere, ricevendo delle sollecitazioni dall'oggettività, in quella e solo in quella direzione. Di quella direzione l'individuo è prigioniero. Quella direzione gli impone i sensi di colpa per azioni che non sono allineate col condizionamento educazionale che costruisce le sue sbarre, lasciandogli come alternativa estrema la possibilità di sviluppare una risposta cinica. Che cos'è una risposta cinica? È l'affermazione razionalizzata che quel condizionamento educazionale non esiste. Egli, in quanto individuo, è libero di fare quello che vuole e quando lo vuole. La risposta cinica rappresenta un grande sforzo dell'individuo nel tentativo di seppellire e nascondere quanto gli brucia, nascosto da un atteggiamento spavaldo e arrogante. Quando l'azione compiuta infrange la rigidità della barriera della risposta cinica, l'individuo si trova davanti ad una struttura emozionale condizionata nella direzione socialmente determinata. Può essere che la risposta cinica diventi elemento della struttura emozionale? Soltanto se la risposta cinica è socialmente vincente, promuove lo status sociale dell'individuo. E quando viene riprodotta senza contrapposizioni, per un arco di tempo lungo, quasi quanto è stato necessario per costruire il condizionamento educazionale. La risposta cinica avrà tante più possibilità di riuscita nella giustificazione soggettiva se questa va nella direzione nella quale il condizionamento educazionale conduce il soggetto. Facciamo un esempio sociale. I cappellani cattolici, no? Al servizio del criminale cardinale Pio Laghi, convincevano i torturatori argentini che la loro attività era meritoria, in quanto le torture e le stragi erano fatte per la difesa della fede cristiana dagli atei e dal comunismo. La risposta cinica che veniva data dai torturatori dipendenti di Pio Laghi andava nella stessa direzione nella quale i torturatori che assistevano erano stati condizionati ad essere dalla parte della Chiesa Cattolica. Era sufficiente identificarli col Dio padrone, al quale tutto era permesso. Nel nostro caso la risposta cinica potrebbe essere: io ho ucciso quell'uomo perché non si sottometteva al Dio padrone. La risposta cinica in questo caso supera il non uccidere che la Chiesa Cattolica instilla a tutti i bambini affinché non agiscano contro di lei e nello stesso tempo va nella direzione di esaltazione del Dio padrone
e nel soddisfare il suo bisogno di assolutezza. Appare evidente da quanto affermato che il problema da affrontare non è insito nell'atteggiamento dell'individuo davanti all'azione che ha fatto, ma nella sua struttura emozionale condizionata che ha costruito l'oppressione emozionale tutta da sola, spingendola all'azione come risposta ai suoi bisogni, costruendo i sensi di colpa che ne imprigionano le scelte. I sensi di colpa per l'azione commessa altro non sono che elementi di una trappola emozionale che tenta ad ingabbiare e costringere l'individuo, specie quando sorgono dei dubbi soggettivi sulla validità sociale della direzione espressa dalla propria struttura emozionale. Se noi affrontassimo la condizione costruita dall'episodio come elemento a sé stante, altro non faremmo che correre contro un muro di gomma, lasciando inalterata la struttura emozionale che quel muro costruisce. Lasceremmo inalterata la sua capacità di riprodurre trappole entro le quali ingabbiare la costruzione del nostro futuro. Dunque, affrontare e rimuovere la struttura emozionale, dandogli una nuova direzione di sviluppo, permette di superare anche il problema che si è manifestato. Applicazione del crogiolo dello stregone in questo caso. 1. Toglierci dal centro del mondo. 2. Meditazione. 3. Ascoltare il mondo attorno a noi. 4. Chiedersi il perché delle cose. 5. Chiamare le cose col loro vero nome. Anche gli altri elementi concorrono, ma pare evidente che il problema è posto da chi non pratica il crogiolo, ma vive in una situazione disperata come risultato delle risposte che egli ha dato a situazioni oggettive partendo dal suo condizionamento educazionale. Il momento della disperazione che egli manifesta è un momento di spinta per le sue trasformazioni. Gli elementi che consideriamo sono sufficienti per iniziare ad affrontare la situazione che sta vivendo. Toglierci dal centro del mondo. La persona a cui ci stiamo riferendo ha commesso o ritiene di aver commesso qualche cosa che secondo la sua ragione non avrebbe mai dovuto commettere. La sua ragione in qualche modo lo ha convinto che lui è creato ad immagine e somiglianza del Dio padrone. Quanto egli ha fatto secondo la sua ragione è stato venir meno al suo essere immagine e somiglianza del Dio padrone. Egli ha mancato. Ha fatto delle azioni che non erano in linea con i dettami del Dio padrone e di quella che il suo condizionamento educazionale reputa la morale quale espressione del Dio padrone dentro di lui. Egli ha peccato. Egli non è più immagine e somiglianza del Dio padrone, ma è venuto meno ai suoi dettami e alle sue manifestazioni. L'azione, qualunque sia, non è riprovevole in se stessa, ma solo perché ha minato l'unità dell'individuo con quella del Dio padrone. L'elemento centrale della questione sta nell'immedesimarsi dell'individuo con la descrizione imposta del Dio padrone. Anche se la sua concezione filosofica fosse un'adesione, non so, all'ateismo o a qualunque altra cosa, religione o pensiero o struttura ideale, la sua ragione, nel momento stesso in cui fissa delle regole comportamentali ed etiche alle quali costringe l'essere umano, è sempre identificata con quella del Dio padrone. È la ragione, la descrizione padrona dell'essere umano. È il suo dover essere, è il suo dover dire, è il suo devi fare questo, è il suo agire affinché l'essere umano si adegui alla descrizione e ai concetti imposti in modo aprioristico. La sua ragione si identificherà con la morale, l'etica e le imposizioni del Dio padrone anche quando razionalmente e filosoficamente negherà l'esistenza del Dio padrone costruendo una lettura soggettiva dello stesso. Togliersi dal centro del mondo significa costringere la ragione a pensarsi parte del mondo, una parte piena di difetti e di mancanze che davanti alle tensioni e ai bisogni che dal profondo dell'individuo tentano di sgorgare all'esterno, lei è inadeguata e risponde sempre con strumenti inadeguati. Per fare praticamente questo è necessario esaltare più le nostre inadeguatezze e i nostri errori che non i nostri successi. In stregoneria è importante affrontare la vita. Se gli strumenti che noi abbiamo sono inadeguati, commetteremo molti errori. Vantarci degli errori commessi significa vantarci dell'esperienza che accumuliamo.
Nascondere gli errori dietro i nostri successi significa vergognarci di ciò che siamo e impedire il nostro miglioramento. Come ci si toglie dal centro del mondo? Spostando la centralità su un soggetto esterno a noi. Un soggetto... Ciao ragazzi! Sì, dopo te lo saluto. Sì, sì, dopo glielo dico di De Luigi De Treviso. Va bene. Grazie Franco, cosa succede? Come ci si toglie dal centro del mondo? Spostando la centralità su un oggetto esterno a noi. Un soggetto che la descrizione della ragione reputa inferiore o addirittura oggetto di disprezzo. Il Dio padrone disprezza gli schiavi mentre li porta al macello. Così la ragione padrona dell'individuo è deferente rispetto a chi ritiene più forte e sprezzante nei confronti di chi ritiene più debole. Così l'essere umano che si considera d'immagine e somiglianza di un Dio padrone disprezza il mondo mentre, anche inconsapevolmente, lo distrugge, costruendo una sovrastruttura di autodifesa alla sua struttura emozionale che genera indifferenza soggettiva per la distruzione stessa. È necessario, prima di tutto, togliere la sovrastruttura che genera indifferenza nei confronti della distruzione. Come esercizio tecnico, si può iniziare parlando ad una pianta o ad un piccolo animale, soggettivando il suo sentire, i suoi bisogni e le sue necessità. Una pianta, magari in vaso, ha bisogno di acqua. Quando non ha acqua, tende ad appassire. Non si sente colpevole perché appassisce. Non avverte un venir meno dei doveri morali perché sta appassendo. Appassire è un modo per adattarsi e cercare di sopravvivere, magari solo con le radici, il più a lungo possibile. Non ha mancato dei doveri morali o etici e la tenta di vivere al meglio. Così anche noi, quando subiamo delle sollecitazioni dall'esterno, ci adattiamo per tentare di vivere al meglio, solo che, anziché adattarci semplicemente, sovrapponiamo alla nostra azione di sopravvivenza uno strato morale e condizionale che svuota il significato materiale del nostro adattamento per trasformarlo in un atto di coscienza e di emotività. Anziché ricercare le cose e il loro valore, ruotiamo all'interno di un vortice sterile chiedendoci dove e perché abbiamo moralmente sbagliato. Quando la pianta a cui parliamo sta male, si devono cercare tutti gli elementi che le consentano di stare meglio. Si legge, ci si informa, si interiorizzano i suoi bisogni, si cerca di capire esattamente come se noi fossimo quella pianta. Quella pianta. Si parla alla pianta tutti i giorni, esaltando le nostre sfide e particolarmente i nostri progetti e le nostre aspettative. La pianta, quella pianta, risponde emozionalmente. Non è il concetto di amore tanto caro ai cristiani, tu devi amarmi qualunque cosa faccio, ma è una forma di interazione emozionale fra l'essere umano e il soggetto delle sue attenzioni, che considerandolo uguale a se stesso, agisce come se fosse un altro se stesso. Questo vale con tutto il mondo che ci circonda. Posso parlare alle piante, agli uccelli, alle rive di un fiume, ad una strada, alle nuvole, al cielo, al sole, alla luna e a tutto quanto mi circonda. Quanto mi circonda non risponde alla mia ragione, ma risponde alla mia struttura emozionale. Nel fare questo, devo comprendere che io sono come tutti loro. Nella vita ci provo. Nella vita attuo le mie specificità e affronto le contraddizioni dell'esistenza con quanto ho, adattandomi alle sollecitazioni che dal mondo esterno giungono a me. Io sbaglio, non perché commetto degli errori, ma perché le scelte che faccio sono condizionate dal mio divenuto emozionale, culturale e morale. Ma i miei errori non sono errori, sono il meglio che io potevo esprimere in quella situazione, date quelle condizioni. Il fiume, il cui corso è sbarrato, non commette un errore formando un lago, ma risponde soggettivamente a delle imposizioni esterne. Il fulmine non è un assassino perché ha ucciso un uomo che si era rifugiato sotto un albero per ripararsi dalla pioggia. Il fulmine ha seguito il corso delle sue tensioni. Non deve pentirsi per questo. Nel rivolgersi al mondo, l'unico problema grave è quello di una dipendenza da una qualche forma di oggetto a cui si demandano il controllo delle nostre emozioni cercando delle risposte consolatorie.
Vale per il prete cattolico, vale per il computer. Il prete cattolico millanta una sorta di potere che gli deriva dal Dio padrone, e il computer è un organo meccanico che non ha accompagnato lo sviluppo della nostra specie nel corso delle generazioni. È più facile che la relazione avvenga con un fossato d'acqua inquinata che non con un computer. In questo toglierci dal centro del mondo, l'importanza si trasferisce da noi stessi all'insignificante, ma nello stesso tempo, attraverso gli occhi dell'insignificante, si comprende come noi siamo insignificanti nel mondo che ci circonda. In quel momento possiamo pensarci come parte del mondo che ci circonda, una parte più o meno insignificante nel mare delle contraddizioni esistenti. In queste contraddizioni stiamo nuotando con i nostri mezzi. Se su quel mare si leva una tempesta, è inutile identificarsi con l'onnipotenza del Dio padrone. Anche quella tempesta la affrontiamo con i nostri mezzi. Non c'è infamia ad essere inadeguati davanti alle condizioni della vita. L'infamia sta nel proporre un modello al quale pretendere che gli esseri umani si adeguino e colpevolizzarli qualora, negli scontri della vita, non dimostrino le qualità magnificate nel modello. Guardare il mondo con gli stessi occhi con cui guardiamo qualche cosa di apparentemente insignificante, trasferendovi la nostra emotività, ci permette di comprendere come quanto facciamo sia spinto da forze comuni nel mondo in cui viviamo e che noi interpretiamo attraverso il nostro condizionamento educazionale. Proviamo a tornare ora alla persona di cui stiamo parlando. Se si fosse tolta dal centro del mondo, avrebbe visto nel soggetto a cui aveva fatto l'azione che lo opprime la sua coscienza, una consapevolezza uguale alla sua. Avrebbe compreso che quanto stava facendo, spinto dalle sue tensioni, era il tentativo di risolvere una contraddizione che stava vivendo. Risolvere una relazione affermando, come si è fatto nell'esempio, che questa persona ha commesso un omicidio. Il suo essere al centro del mondo non gli permette di scorgere che anche colui a cui ha messo fine alla vita era spinto da tensioni e bisogni che lo hanno portato ad interagire col suo fare. L'essere vegetale espande le sue radici per migliorare le condizioni di vita, non per il gusto di togliere spazio ad altri esseri vegetali o per rovinare l'asfalto di una strada. Questa persona, se si fosse tolta dal centro del mondo, avrebbe incontrato nell'individuo a cui ha tolto la vita le stesse tensioni, gli stessi suoi intenti. Individuati i bisogni e le tensioni in chi gli sta davanti, avrebbe messo in essere strategie diverse da quelle che lo hanno portato ad eliminare l'antagonista. Non l'antagonista lo stava minacciando, ma tensioni e bisogni cui l'antagonista tentava di rispondere. L'individuo di cui stiamo parlando era assolutamente privo dell'idea che colui con cui si relazionava era a sua volta attraversato da bisogni e tensioni e che individuando quei bisogni e quelle tensioni avrebbe potuto mettere in atto delle strategie diverse, limitandosi ad alterare quella tensione o quel bisogno che trasformava il suo interlocutore in oppressione per liberarsene senza per questo giungere ad annientare tutta la persona. Considerare il mondo uguale a noi significa scoprire nel mondo e nelle varie coscienze che ci attorniano le stesse forze, le stesse tensioni e gli stessi bisogni. Quando un individuo che si è tolto dal centro del mondo si considera un Dio, oggetto dell'attenzione di chiunque, la sua importanza è oggetto di attenzione ed egli considera che quanto lo opprime sia qualcuno che vuole togliergli o minare la sua identificazione col Dio padrone. Costui deve essere annientato, eliminato, messo al suo posto, costretto a riconoscere che solo noi siamo ad immagine e somiglianza del Dio padrone, anche quando, ammirati, guardiamo qualcuno che riteniamo più importante di noi, più uguale di noi al Dio padrone, e non si comprende come il suo nemico non lo consideri come noi uguale al Dio padrone. Ci si può togliere dal centro del mondo, anche considerando il mondo in cui viviamo, alla stessa stregua del ventre di una grande madre, quale l'essere natura, e noi, che
in quel ventre, assieme a tanti altri esseri, tentiamo di crescere. Esistono altre tecniche, ma tutte, per essere efficaci, devono agire sulla struttura emozionale. Per poter agire sulla struttura emozionale, devono essere ripetitive, sistematiche e coinvolgere le emozioni di una persona. Un fatto, anche traumatico, non modifica la struttura emozionale, ma semmai porta in luce quanto nella struttura emozionale era nascosto. La struttura emozionale è come un serbatoio di risposte istintuali che viene costruito attraverso le esperienze dell'intera vita. Nei momenti di crisi emozionale, quanto c'è in quel serbatoio si rivela alla ragione, prendendo il sopravvento a qualsiasi definizione razionale. Così l'azione violenta di cui stiamo parlando si è espressa in un momento di crisi, dove è affiorato quanto l'individuo aveva accumulato nella sua struttura emozionale mentre era stato costretto o aveva coltivato la sua importanza personale, che dal punto di vista religioso sfocia nell'identificazione col Dio padrone. La ripetitività e la sistematicità nel ripeterci che noi non siamo al centro del mondo e che il mondo non ruota attorno a noi, ci permette di incidere col tempo e con gli anni nella nostra struttura emozionale. In caso di crisi che coinvolgono la struttura emozionale, le risposte saranno differenti. E questo era togliersi dal centro del mondo, e passiamo al secondo punto, che è la meditazione. Si è già affermato nel Crogiolo dello Stregone che la meditazione è un fluire lento e sistematico delle parole. In questo caso, il fluire lento e sistematico del pensato verte sull'oggetto che opprime l'individuo in questione, la vicenda che provoca il suo senso di oppressione, l'episodio che ha prodotto la sua autocolpevolizzazione, la relazione che si è verificata, gli elementi della ragione che sono intervenuti, le tensioni e i bisogni che l'hanno determinata. Il fluire lento della descrizione attorno ad un'immagine, che in questo caso può essere rivissuta dall'individuo anche attraverso l'uso di immagini eidetiche, cioè il fluire lento della descrizione attorno ad un'immagine che in questo caso può essere rivissuta dall'individuo anche attraverso l'uso di immagini eidetiche. Rivisitazione emozionale di tutti gli elementi che sono entrati in gioco nella formazione dell'episodio, sia come movimento di tensioni che dal soggetto si sono proiettate nell'oggettività, sia quelle che dall'oggettività sono arrivate al soggetto manipolate dalla sua percezione e interpretazione. La ragione costringe l'individuo ad un pensato disordinato. I pensieri si accavallano in relazioni a stati d'animo e associazioni emotive di immagini e sensazioni diverse. La situazione che provoca angoscia viene rivisitata a sprazzi, a quadri separati, in modo che quest'individuo, dominato da una ragione che lo domina, identificatosi con l'immagine del Dio padrone, non sia in grado di cogliere quanto sta all'origine di quello che è successo. Quando l'individuo riesce a mettere in ordine gli elementi che hanno costruito il suo stato angoscioso, mette ordine anche nella struttura della propria ragione, giungendo a padroneggiare gli elementi che costruiscono il giudizio e che in lui ha provocato il conflitto. La ragione, impedendogli di meditare in modo lento e armonioso, gli impedisce di cogliere l'importanza dell'azione nell'oggettività in cui si muove e nella quale è divenuto. Tipo, il male è uscito da lui, sei malvagio. Facendo fluire il pensiero in maniera sistematica sul ritmo del proprio respiro o anche dei battiti del cuore, ecco che le parole, quando si affacciano alla mente, vengono private della loro importanza emozionale. Descrivono emozioni, ma non sono espressione di emozioni. Attraverso la meditazione l'individuo si stacca dalla dipendenza dalle proprie emozioni. L'individuo che pratica meditazione ascolta il proprio respiro e nello stesso tempo descrive in modo lento e ritmato quanto ha vissuto. In un momento concentrerà la sua attenzione sull'oggetto che lo opprime. In un altro momento concentrerà la sua attenzione sul soggetto che agiva nei suoi confronti.
poi saranno le sensazioni, poi le giustificazioni, poi le sue ragioni, poi quello che percepiva, poi quello che intendeva, poi la relazione fra il suo rappresentarsi e il suo volere di possesso, poi viceversa, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre farà questo, fermerà il desiderio della sua ragione di spaziare su altri temi. Attraverso la meditazione costringerà la sua ragione ad essere disciplinata. Verrà un momento in cui l'individuo si troverà immerso nelle forze e nelle tensioni che hanno prodotto la sua azione, depurate dal condizionamento descrittivo della ragione. In quel momento potrà prendere le sue angosce e gettarle nel cestino delle immondizie. La meditazione su un oggetto, seguendo la propria respirazione o i propri battiti cardiaci, stacca la tensione del coinvolgimento emozionale dell'oggetto della meditazione. La ragione si nutre di ossessione. L'ossessione dell'autocolpevolizzazione è il suo nutrimento per sancire il diritto della ragione di dominare il sentire dell'essere umano. Ascoltare la ragione, seguendo i battiti cardiaci, permette all'individuo di staccarsi dall'oggetto meditato, evitando l'ossessione sull'oggetto stesso. L'attenzione non viene più coinvolta dal flusso delle parole, ma si stacca osservando il fluire delle parole. In questo modo la situazione che è stata creata si stacca un po' alla volta dall'individuo. Succede un po' alla volta, ma ci si rende conto che è successo in un colpo. Non è solo il riconoscimento soggettivo di ragioni sufficienti all'azione soggettiva che tanto dolore ha provocato la propria coscienza, ma si tratta di costringere l'emotività di quanto è stato fatto come parte e patrimonio comune della propria esistenza, cioè il patrimonio comunque della propria esistenza, come evento dal quale costringere, dal quale attingere e migliorare ulteriormente la propria esistenza. Si tratta di incidere sulla struttura emozionale dell'individuo al fine di costringerla ad affrontare la vita per quello che è, evitando azioni che agiscano sull'apparenza o sulla proiezione soggettiva nei confronti dell'oggettività. Essendoci tolti dal centro dell'universo, siamo pronti per interiorizzare ogni nuova esperienza che si forma affrontando lo sconosciuto con le armi che ci siamo costruiti. La meditazione trasforma un'esperienza soggettiva ed opprimente in una situazione dalla quale attingere conoscenza e consapevolezza. Ed ora, se mi date un minuto di tempo, passiamo ad ascoltare il mondo attorno a noi. Ascoltare il mondo attorno a noi significa considerare il mondo che ci sta attorno capace di inviarci segnali e messaggi attraverso i quali risolvere la contraddizione o la situazione che costruisce oppressione. Quando si guida un'automobile, svoltare a destra o a sinistra non è la stessa cosa. Imboccare una via si inizia una sequenza di mutamenti. Questa o quella via non sono la stessa cosa. Trasformano l'individuo in maniera diversa, magari in maniera minima, ma lo trasformano in modo diverso. Costruiscono a priori diversi attraverso i quali guardare e giudicare il mondo. Il mondo attorno a noi manda segnali affinché noi si segua questa o quella via, si esegua questa o quella scelta. Per afferrare quei messaggi è necessario essersi tolti dal centro del mondo e praticare la meditazione almeno sugli elementi che maggiormente ostacolano o coinvolgono il nostro cammino. Nel caso che si è preso come esempio, è necessario che l'individuo si tolga dal centro del mondo e nello stesso tempo pratichi meditazione. Questo è necessario in quanto i segnali, ascoltando il mondo attorno a noi, non arrivano perché ci sono dovuti, ma arrivano quando il nostro potere di essere, che costruiamo e liberiamo affrontando l'ossessione, si presenta davanti al mondo come un atto di volontà, come un tentativo di conquista di libertà soggettiva. Quando il mondo attorno a noi riconosce il cammino di libertà che si sta costruendo. Quando il cammino di libertà permette all'individuo di scindere l'illusione derivata dai suoi desideri proiettati sull'oggettività, dei messaggi che dall'oggettività arrivano verso di lui, anche se mascherati da elementi propri della ragione.
Quando ci si è tolti dal centro del mondo e si pratica meditazione, il mondo, con tutte le coscienze di sé che contiene, invia segnali su un sentire di cui si ignorava l'esistenza, quando al centro del mondo ci si considerava padroni dello stesso. Il mondo attorno a noi inserisce l'azione che tanta angoscia crea in noi nell'esatto sentire dell'essere natura. L'azione fatta opprime l'individuo in quanto questi si è imposto degli obblighi di natura educazionale sovrastrutturale. Quanto ci opprime non deriva dall'azione commessa, questo è un fatto scatenante l'angoscia, al di là degli aspetti sociali che questa comporta, ma dalle imposizioni soggettive che questa ha violato. Il mondo attorno a noi carica alcuni fenomeni specifici che invia per costringere la nostra attenzione a prenderli in considerazione e inserirli, sia pure progressivamente, nel nostro pensato. Si tratta di idee nuove, aspetti nuovi e diversi di quanto ci circonda, che il condizionamento educazionale, prima che ci togliessimo dal centro del mondo e si praticasse meditazione, ignorava, in quanto l'individuo non possedeva velocità sufficiente per afferrarli né per invocarli attraverso la sua soggettività. Cosa arriva dal mondo attorno a noi? Essenzialmente energia. Energia sotto forma di messaggi che si trasformano in idee, concetti, scoperte, intuizioni, emozioni, come alimento della ragione e la sua articolazione del pensato. La ragione non conosce la forma e l'origine del fenomeno che con esse interferisce. Intuisce che qualche cosa dallo sconosciuto che la circonda è giunto fino a lei. Quando quell'elemento si impone alla ragione, questa articola e modifica il proprio pensiero e la sua descrizione del mondo. Lo stesso condizionamento educazionale si modifica. Il condizionamento educazionale non viene rimosso. Diciamo piuttosto che agli elementi del condizionamento educazionale si affiancano nuovi elementi, nuove idee e occhi diversi attraverso i quali guardare il mondo e con esso la relazione che ha l'azione oppressiva sulla coscienza e sulla consapevolezza. Il mondo attorno a noi è libero dal condizionamento educazionale e dei limiti del pensato che hanno gli esseri umani attraverso la loro ragione. I limiti del mondo attorno a noi sono limiti di natura diversa, in quanto non sono sottoposti al condizionamento educazionale che subiscono i bambini nel sistema sociale retto dall'orrore cristiano. Pertanto, il mondo attorno a noi non comprende il contesto nel quale la ragione dell'essere umano ha inserito l'azione commessa, sviluppando l'angoscia. Conosce l'oppressione che attanaglia e blocca lo sviluppo soggettivo. Percepisce le vibrazioni del campo di energia dell'essere umano e invia segnali di energia compensativi che la ragione trasforma poi in idee, concetti e attenzioni che prima di praticare meditazione e togliersi dal centro del mondo ignorava. Perché arrivano dal mondo attorno a noi? Perché il mondo attorno a noi costruisce delle relazioni attraverso le quali espandere se stesso e scoprendo un individuo che si apre nei suoi confronti attraverso la meditazione agisce affinché costui, migliorando il proprio equilibrio energetico, sviluppi se stesso per meglio interagire col mondo. Il mondo attorno a noi necessita di individui che liberi dalla sottomissione di un condizionamento educazionale oppressore ed opprimente interagiscano con lui per aiutarlo a costruirsi. Il mondo attorno a noi vive condizioni e stati di percezione diversa che possono interagire solo quando l'essere umano mette ordine nella propria ragione e fra la propria ragione e la sua struttura emozionale. Quanto opprimeva dell'azione che era stata fatta viene inserito in un contesto diverso dal condizionamento educazionale che si manifestava opprimendo e l'oppressione viene superata non perché non si considera la drammaticità sociale dell'azione, ma perché si colloca l'azione in un diverso sentire o, se si vuole, in un diverso contesto, in condizioni diverse, in una diversa descrizione. Ecco che l'atto, tanto per spiegare, che nel contesto sociale assume una violenza drammatica e nel condizionamento educazionale un effetto opprimente,
all'interno dell'essere natura assume un effetto di normalità e quotidianità. Pensiamo agli effetti degli esseri animali cacciati, per esempio. Il mondo attorno a noi afferra quanto opprime e lo colloca in un diverso insieme. Oppure, ancora, il soggetto fagocita un numero tale di fenomeni che quanto lo opprimeva viene inserito in un diverso contesto psichico, si dà perdere la sua valenza di oppressione e ossessione. Ed ora passiamo al chiedersi il perché delle cose. I fenomeni che dal mondo giungono fino a noi sono cose. Sono oggetti di cui possiamo parlare. Il fenomeno spesso è espressione di un oggetto più vasto, ma dal momento che si presume l'esistenza di uno sconosciuto possibile, si deve agire all'interno del pensato della ragione come se quel fenomeno fosse oggetto in sé, anche se si deve essere pronti a cambiare il giudizio e la descrizione di tale oggetto nel momento stesso in cui altri fenomeni ci costringono a delineare un diverso oggetto. Il fenomeno è oggetto per la ragione, ma non necessariamente per la percezione. La percezione può intuire un oggetto diverso in base a fenomeni che ancora non vengono compresi o descritti dalla ragione. Attraverso la meditazione e il togliersi dal centro del mondo, si è predisposta la ragione a cogliere nuovi fenomeni, ma si corre il rischio che anziché dilatare la ragione, si alimentino le fantasticherie della ragione, i suoi fantasmi. Chiedersi il perché delle cose, articolato nella meditazione, permette di inserire il nuovo fenomeno che descriviamo in un contesto di pensiero reale, cioè corrispondente al percepito, e non fantastico, parto interpretativo della ragione. Il nuovo fenomeno inserito nel pensato modifica l'intero pensato in quanto lo costringe ad un processo di adattamento al nuovo, comprendendo il fenomeno e articolandone gli aspetti. L'articolazione degli aspetti del pensato è pratica della rimozione dell'ossessione. Perché questo può costituire pericolo? Consideriamo l'ossessione. L'azione fatta e l'oppressione della coscienza della persona di cui stiamo parlando è in sé un fenomeno che inserito nel suo pensato educazionalmente condizionato ne costruisce ossessione e costrizione. Un fenomeno all'interno di un pensato tenta di distruggere la persona rendendola ossessiva e autocolpevole di quanto ha fatto. L'azione della stregoneria non consiste nel cancellare l'azione o affermare che l'azione non è mai stata fatta o ancora ancorare l'attenzione sui motivi che la giustificano o che la rendono santa. I macellai dei campi di sterminio si sono autoassolti con questo metodo, tanto per essere chiari. L'azione della stregoneria è modificazione in espansione del pensato, tanto che l'azione viene riconosciuta per il suo valore reale e diventa elemento di costruzione dell'individuo anziché momento di ossessione. Chiedersi il perché delle cose consente di inserire il fenomeno nel pensato per quello che il fenomeno è, in quanto il pensato è in grado di descriverlo sia in sé che nella relazione prodotta dalla sua introduzione nell'intera struttura di pensiero. Chiederci il perché delle cose porta l'individuo a padroneggiare il significato, più vicino al significato del fenomeno in sé, del fenomeno, da introdurre nella propria ragione discriminando, quando necessita, l'introduzione dei fenomeni percepiti. Nello stesso tempo impedisce alla ragione di appropriarsi dei fenomeni per manipolarli e alimentare la costruzione di suoi fantasmi attraverso i quali rivendicare il suo diritto di controllo sull'essere umano, impedendo ai nuovi fenomeni di modificarla. Il pericolo consiste nell'alimentare i fantasmi della propria ragione. Il pericolo di non chiedersi il perché delle cose è quello di accettare per fenomeni delle descrizioni assurde che poi si impongono al proprio pensato e alterano la propria struttura emozionale. Per comprendere questo basta un esempio. Ho ammazzato la bambina perché me lo ha ordinato Dio. Questo orrido fantasma del mio padrone ha inciso sulla struttura emozionale in modo tale da costruire giustificazione assoluta del gesto compiuto. Allora l'essere umano deve chiedersi:
Perché il fenomeno giunge? Perché io concentro la mia attenzione su quel fenomeno? Cosa ho variato togliendomi dal centro del mondo perché quel fenomeno giunga? Chiedersi sempre il perché delle cose. Non solo per comprendere la relazione attraverso la quale quel fenomeno è giunto fino a noi, ma perché oggi quel fenomeno è percepito mentre fino a ieri non lo era. Toglierci dal centro del mondo e la meditazione ci hanno aperto ai segnali che dal mondo attorno a noi ci giungono. Quei fenomeni ora non sono casuali, non sono più soggetti ai capricci della ragione che spiega le origini della nostra emotività, ma sono filtrate dalla nostra volontà di chiederci il perché quel fenomeno giunge. Prima del fenomeno si interroga il messaggero. Il messaggero e il suo intento qualificano il fenomeno che ci giunge. Evitare di affrontare il messaggero significa far rientrare il fenomeno nelle idee astratte, quasi il prodotto di un assoluto, dimostrando con questo che non ci siamo tolti dal centro del mondo. Proprio perché ci siamo tolti dal centro del mondo, interroghiamo il messaggero. È nel nostro diritto ed esecuzione del dovere, in quanto presupponiamo che anch'egli si sia tolto dal centro del mondo, ma in caso contrario significa che il fenomeno di cui è portatore è origine e funzionale di inganno. Chiedersi il perché delle cose ci permette di scoprire l'origine del pensato nel quale l'azione che viene ritenuta deplorevole e opprimente è inserita. Significa scoprire il fondamento dell'ossessione, i messaggeri che l'hanno fondata. Quando un messaggero è scoperto attraverso il chiedersi il perché delle cose, anche il fenomeno di cui è portatore si inserisce nell'esatta rappresentazione del pensato che lo ha individuato, e questo consente al soggetto di chiamare le cose col loro vero nome. Ed ora parliamo di questo. Quanto opprime la persona verrà chiamata col suo vero nome, che non è il nome della relazione o della convenzione sociale che egli riteneva, a ragione o a torto, di aver violato, ma la relazione fra le tensioni che hanno interagito e la sua capacità di pensare quelle tensioni all'interno della sua ragione. Questo non diminuirà l'eventuale danno sociale, ma recupererà un individuo considerato socialmente colpevole quando la sua azione, frutto di inconsapevolezza come adesione al condizionamento educazionale subito, ne ha minato la propositività sociale. L'inconsapevolezza soggettiva delle forze che agiscono attorno a noi e spesso dentro di noi è dovuta al condizionamento educazionale che ci ha insegnato ad ignorarle nascondendole col pretesto che ogni azione deve essere il prodotto della ragione, di un ragionamento o di un pensiero. Il pensiero descrive quanto è in grado di descrivere. Quanto è in grado di descrivere viene spacciato come la totalità dell'esistente. Così l'individuo si trova in balia di forze delle quali non solo non ha il controllo o la descrizione, ma non ne immagina nemmeno l'esistenza. Ne subisce le tensioni e a queste risponde con atti di follia. La ragione risponde con le sue fantasticherie e l'essere umano, anziché espandere la ragione, si trova in un cerchio vizioso nel quale non riconosce quanto lo attorna. Dove la conoscenza dei meccanismi e dei fenomeni lo porta a risolvere le contraddizioni con una carezza, l'inconsapevolezza, educazionalmente imposta, gli alimenta il fantasma della paura e arma di coltello la sua mano. Chiamare le cose col vero nome significa comprendere il fenomeno, descriverlo nel pensato dopo aver compreso il perché del messaggio e aprendo ad esso la ragione. Nel chiamare le cose col loro vero nome, l'individuo separa l'apparenza dalla sostanza, separa la rappresentazione del fenomeno dal fenomeno stesso. Le tensioni che lo hanno indotto all'azione si sono potute verificare perché egli non conosceva il vero nome della tensione dalla quale era attraversato, ma permetteva a questa tensione di apparirgli diversa da com'era. Conoscere il vero nome delle cose significa padroneggiare le cose. Significa essere in grado di inserire il fenomeno che ci giunge nell'esatto contesto in quello che è e non del fantasma che la ragione tende a farlo apparire. Chiamare le cose col vero nome è lo scudo che l'essere umano innalza a protezione della trasformazione cui va incontro. Com'è che si chiama le cose col loro vero nome?
attraverso la meditazione, si tenta di definire la tensione e la situazione descrivendola e descrivendola ancora, facendola passare più e più volte attraverso le immagini eidetiche, rivisitando le sensazioni attraverso un trasporto emotivo dove l'emozione che viene evocata deve essere uguale a quella vissuta. Chiamare le cose col loro vero nome significa distruggere i fantasmi della ragione che rappresentano sensazioni e cose reali alla nostra emotività. Chiamare le cose col loro vero nome significa ripulire la situazione che ha creato ossessione dall'apparenza, nella quale la ragione vuole nascondere i fenomeni reali che hanno concorso a formare la situazione. Chiamare le cose col loro vero nome permette di impedire, una volta che si è rimossa la situazione ossessiva, che questa si riproduca su un altro piano. Quando si è imparato a chiamare le cose col loro vero nome, si tenderà a praticare questo fare in ogni situazione che si incontra. Pertanto, una volta che si è superata la situazione ossessiva nella quale la ragione e i suoi fantasmi hanno cacciato l'essere umano, chiamando le cose col loro vero nome, sarà quasi impossibile la riformazione dei fantasmi della ragione. Chiamare le cose col loro vero nome è una protezione che l'essere umano si costruisce al fine di garantirsi che una volta risolta la situazione, la sua ragione non crei nuovi fantasmi nei quali chiudere, ingabbiando il suo bisogno di espansione dentro altre ossessioni. Concludendo dunque, 5 elementi del crogiolo dello stregone concorrono a liberare un essere umano che, pur non praticando il crogiolo dello stregone, intende usare alcuni elementi per liberarsi da una situazione magari da lui stesso provocata, che gli crea ossessione nella propria coscienza, o per meglio dire nel proprio sentire, bloccando la sua azione nel mondo circostante. Primo, togliersi dal centro del mondo consente all'essere umano di sottrarsi al controllo della ragione per liberare il proprio sentire. 2. Meditazione consente all'essere umano di mettere in ordine la propria ragione attraverso un fluire lento delle parole e la ripulitura della ragione dai suoi fantasmi. 3. Ascoltare il mondo attorno a noi consente all'essere umano di chiamare il mondo circostante a sorreggerlo nella sua azione di libertà. 4. Chiedersi il perché delle cose consente all'essere umano di inserire nuovi fenomeni e nuove deduzioni nella ragione, alterando la relazione fra fenomeni ed emotività dell'individuo. 5. Chiamare le cose col loro vero nome consente all'essere umano di inserire nuovi fenomeni nella sua ragione per quello che sono e non per quello che la sua ragione intende fargli apparire. Impedisce alla ragione di porre le basi per costruire nuovi fantasmi. Dunque, un mini crogiolo dello stregone per un fine preciso. Quel fine è incidere sulla struttura emozionale di un essere umano sottoposto alla ferocia di un condizionamento educazionale costruito apposta per colpevolizzarlo. L'essere umano in questione non è stato un praticante del crogiolo dello stregone. Nel caso lo fosse stato, la situazione che lo attanaglia sarebbe stata costruita e vissuta in maniera diversa. Il crogiolo dello stregone non ha la capacità di fermare le pallottole mentre ti vengono incontro, non ha la possibilità di modificare la situazione che si è creata. Può porre le basi per variarne gli effetti e per evitare che in futuro altre situazioni analoghe si ripetano. Quando c'è la malattia, significa che la prevenzione è fallita. A quel punto non resta che curare la malattia per come è possibile e mettere in essere la prevenzione affinché non trovarsi più nelle condizioni di malattia o almeno per attenuarne le parti più gravi. La stregoneria è l'arte di agire prima che la situazione grave si verifichi, non quando questa è in atto. Quando la situazione grave è in atto, non resta che affrontarla con i mezzi che ci si sono costruiti in precedenza. In questo caso, il crogiolo dello stregone può intervenire soltanto perché il fatto è già avvenuto e la persona sta vivendo una situazione angosciosa in relazione a quel fatto. Non si rimuove il fatto né l'impatto sociale che il fatto ha provocato, si rimuove la capacità di lettura soggettiva dell'individuo del fatto stesso e delle tensioni che ha vissuto, trasformando un fatto che costruisce angoscia in un fatto che diventa patrimonio di esperienza soggettiva e momento di crescita dell'individuo nella percezione del mondo. Questa è la strategia della stregoneria.
costruire gli esseri umani che impavidi affrontano le contraddizioni della vita. Togliere la paura, secondo Castaneda, era il primo nemico che l'essere umano si trova a dover affrontare. La paura si presenta in vari aspetti, con molte facce. L'angoscia finalizzata all'autocolpevolizzazione è il capolavoro degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. La costruzione dei percorsi soggettivi di libertà è il capolavoro degli stregoni. Iniziato durante la Fiera di Vicenza, il 9 marzo 1999, finito di scrivere l'11 aprile 1999, Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E questo è tutto. Questo è liberarsi dalle costrizioni emozionali col crogiolo dello stregone. Adesso vi metto 2 minuti di musica, 1 minuto di musica, e poi riprendiamo la trasmissione finché non arrivano i ragazzi dal cambio, anche se ormai siamo arrivati alla fine della trasmissione. Bene, rieccoci qui in trasmissione allora. Questa trasmissione è Magia, Stregoneria e Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8, Marghera. E vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeistici. Pronto? Che casella postale 53 Marostica a Vicenza. Qui c'è sempre lo stronzo di Luigi De Traviso che si trova le palle, eh? Non c'è? Ancora? Chi parla? Sì? Giampaolo, scusa. Ciao, scusa te Giampaolo, ma ero niente, un disturbato da un personale. Io mi complimento con te perché hai svolto un tema meraviglioso. Sarà perché con la meditazione a livello elementare ci sono appena gli approcci da qualche anno, diciamo, però interessantissimo questo tema, ti ringrazio molto. Ciao Claudio. Grazie a te, ciao. Ciao. Comunque quando mi vieni a trovare te ne regalerò una copia. Sì? Vabbè. Oh, andiamo avanti allora con i discorsi, vi dico, c'è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. L'ultima cosa che vi ho letto è liberarsi dalle costrizioni emozionali col crogiolo dello stregone. Giovedì prossimo riprenderemo la trasmissione normale, andremo avanti con i discorsi sugli oracoli caldaici e andremo avanti ancora con ciò che porta a diventare eterni della religione romana. Bene, io a questo punto ho finito la trasmissione. Vi ricordo che stiamo preparando l'incontro, quel rito passeggiata, incontro, cena che facciamo ad agosto. E vi ho ricordato cosa mi sto proponendo di fare questa volta. Cioè, mi sto proponendo che tutte le persone che vengono, nei limiti dei loro desideri naturalmente, diventino protagoniste di quello che stiamo facendo. Ok, io a questo punto chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Appuntamento Paganesimo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15. E vi ridò appuntamento alle ore 19. Metterò su un po' di pubblicità, un po' di cose, intanto che arriveranno i ragazzi. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci a giovedì prossimo.